Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Obiettivamente io sono testimone del fatto che un sogno può diventare realtà e ogni volta che vado a Paraloop mi emoziono perché non mi sembra ancora vero di vedere che quelle baite sono abitate, vissute, frequentate e vivono. E quindi l'obiettivo è continuare a riempire di vita quel posto. Paraloop è una borgata nella Valestura, in provincia di Cuneo, che si trova a 1400 metri di altezza, nel vallone di Rittana. Sono una dozzina di baite, è sempre stato un maggengo, quindi un pascolo estivo nella sua storia, e tra il settembre del 1943 e l'aprile del 1944 è stata la base della prima banda partigiana di Giustizia e Libertà, la banda Italia Libera di Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Giorgio Bocca, e nella banda Italia Libera militò anche Nuto Revelli. È stato importante nella storia della Resistenza perché è stato un centro di formazione politico-democratico-militare per circa 200 giovani. Quando la Fondazione Nuto Revelli ha deciso di intraprendere il percorso di recupero della borgata Paraloop, da subito ha trovato una grandissima alleanza con la popolazione di Rittana, perché questo luogo meraviglioso porta con sé una vocazione, che è quella proprio di ispirare un ritorno alla montagna che sia consapevole di democrazia, impegno civile e cambiamento, un cambiamento costruttivo. Nel 2010 abbiamo inaugurato il primo lotto, dove c'è una sala convegni che ospita circa 60 persone, attrezzata, con un rifugio composto da un ristorante con 40 coperti interni e 50-60 coperti esterni e 15 posti letto. Il rifugio Paraloop si trova nel Bike Park Tayaré, che è quindi un bike park molto grande della zona, con dei circuiti di mountain bike e una gara internazionale di mountain bike che si chiama la Rampignado, che ogni anno passa di lì. E quindi chi fa trekking, sci alpinismo d'inverno, mountain bike, passeggiate a cavallo, queste sono le attività che si possono fare. Abbiamo un ottimo cuoco che fa dei piatti tipici squisiti, quindi c'è tanta gente che viene anche solo a mangiare bene. E poi la fondazione organizza tutte le attività culturali, convegni, mostre fotografiche. Nel 2017 è stato il primo anno che abbiamo, diciamo, registrato le presenze, sono stati 30.000 passaggi. La fondazione è proprietaria delle baite che ha recuperato e ha dato in gestione a una società di tre giovani della valle la parte di diciamo commerciale, quindi di ristorante e camere rifugio. Il progetto architettonico di recupero di Paraloop è un progetto che si rifà alla Carta Internazionale del Restauro, quindi rispettando rigorosamente i criteri di minimo intervento e reversibilità. Sono stati consolidati così come erano i ruderi, come sono stati trovati, e sono state costruite come delle scatole di legno di castagno non trattato. Il legno di castagno è un legno del posto, quindi a filiera più che zero. Il recupero tiene molto conto della sostenibilità, quindi anche la coibentazione degli edifici, i pannelli solari, insomma, sono stati. E quindi Paraloop è stato un progetto la cui architettura è stata molto premiata. La destinazione d'uso stessa degli edifici è stata scelta dagli architetti in base a una rigorosa indagine filologica. Abbiamo ritrovato un documento filmato di prime bande di Paolo Gobetti, in cui Nuto Revelli tornava a Paraloop nel 1984 insieme a Sandro Galante Garrone e indica a Sandro tutte le destinazioni degli edifici. Dice: qua mangiavamo, qua facevamo le riunioni, qua dormivamo. E quindi oggi a Paraloop si dorme dove dormivano i partigiani, si mangia dove mangiavano i partigiani. L'Italia che cambia per me è una speranza che vedo possibile da alcune fiammelle di impegno e di cambiamento
Sembrerebbe il cambiamento una condizione particolarmente difficile da fare in Italia oggi, però secondo me invece sì, si può fare, dobbiamo avere tanto coraggio perché i percorsi istituzionali sembrerebbero mettere più barriere che facilitarli. Bisogna avere l'umiltà di imparare l'uno dall'altro e andare a conoscersi e imparare proprio l'uno dall'altro, ma si può fare.